Buongiorno, benvenuti, buona ripresa di anno scolastico e cominciamo quest'anno con una brevissima, due o tre idee storiche sull'origine dell'argomento rimarcante di quest'anno, che va sotto il nome di analisi matematica. Oppure calcolo differenziale. Calcolo differenziale che ha a che fare con, cioè è ciò che sta alla base di tutti i problemi, di situazioni in cui è necessario calcolare delle differenze molto piccole o dei tassi, delle rapidità di variazioni istantanee. Non ho portato l'immagine, ma se volete la ritrovo. Immaginatevi una fotografia di un atleta in corsa. Usate la fantasia. Sapete cosa vuol dire però la fantasia? Fantasia deriva da una parola greca, da un verbo greco che significa mostro. E il dizionario di medicina italiano dice che fantasia è l'abilità della mente umana di creare delle immagini reali o non reali. Se io vi dico disco volante, voi visualizzate il disco volante anche se in realtà il disco volante non esiste. Okay. Questa è la fantasia. Immaginatevi la foto di un atleta che corre. Okay. L'atleta che corre, l'immagine è ferma. Indiscutibilmente in quell'istante l'oggetto è fermo, cioè non vedete la foto che si muove, se no avreste un film, okay? O un filmato in ogni caso. Però è evidente che è in moto, perché quella situazione, dal contesto da come si presenta, è presa mentre l'oggetto si muove. Allora, come caratterizzare il fatto che si muove pur se l'immagine di suo è ferma e statica? Questo non è un problema da poco. Questo è un quesito, un problema che motiva questa fetta di matematica. Poi ce n'è un'altra. Tutti voi alle medie avete visto, ne abbiamo parlato anche qui, che se ho una figura come questa, quest'angolo, un modo per misurarne l'estensione è fare il prodotto base, che diventa particolarmente semplice se la figura è un quadrato. È indeterminabile. Ora, già nel IV secolo a.C., chi si occupava di geometria nell'antica Grecia, poi ha dimostrato un teorema abbastanza semplice. Se hai un poligono, non importa quanto brutto, puoi sempre costruire un poligono con un lato di meno che abbia la stessa area. Prendete per esempio questi due, chiamiamoli A, B, C, D, E. Imponete di prolungare a B,
di prendere il dato di, e di prendere la parallela da D che passa per E. Il triangolo è così, l'angolo E'. A, B E' è un triangolo che ha la stessa base di A di E e la stessa altezza, in quanto questo segmento è parallelo a questo. E avete eliminato un lato, perché E, A e B sono allineati. Quindi il poligono E' B, C, D E' ha la stessa area di quello di prima, ma un lato di meno. In questo modo vi riducete a un triangolo e col teorema di, secondo teorema di Euclide, potete costruire il quadrato che ha la stessa area di quel triangolo, da cui il termine consueto, il problema di calcolare aree si chiama anche problema di quadratura. Se devo riferire la figura che ho a disposizione a un quadrato di pari superficie, ecco il termine quadratura. Problema: se ho un poligono, ok, ho trovato una strada tutto sommato ragionevolmente semplice e veloce. Non sono a gioco, perdonatemi, ma se ho un cerchio, come faccio se ho un cerchio sulla superficie curva? Non è un poligono, né irregolare né altro, è una cosa completamente diversa. I problemi legati alla quadratura di figure mistilinee si chiamano, quelli che hanno come perimetro parte segmenti, parte curve, è un problema non da poco. Quindi l'area quadratura. Come quadrare il cerchio? Storicamente i primi documenti che abbiamo relativi al problema di calcolare superfici o anche volumi di figure non semplici come i poligoni risale a circa il 1800 avanti Cristo. Un documento che si chiama Papiro di Mosca, perché è conservato al museo scientifico di Mosca. Lì viene documentato, cioè si viene descritto diverse regole di calcolo con cui affrontare e, dico risolvere perché è un problema un po' più grosso, insomma come comportarsi quando si ha a che fare con problemi di questo tipo. In realtà la soluzione proposta dai matematici egiziani a quell'epoca è una soluzione approssimata, cioè non danno risultati esatti, ma quello che è più grave, non ha un metodo alle spalle, è una tecnica empirica che può andare bene se uno si accontenta di poco, tra virgolette, era meglio di niente, che intendiamoci, ma non c'è dietro un costrutto teorico che funziona, ma il matematico egizio non si è mai chiesto il perché. Per esempio, se, questo non è relativo a un altro documento, se io prendo delle aste di legno, quello che volete voi, tutte della stessa lunghezza, e ne metto 3 in verticale, 4 in orizzontale e 5, e con 5 congiungo le due, ottengo un triangolo rettangolo. Questi egiziani sapevano bene, non avrebbero mai costruito le piramidi, ma non si sono mai chiesti il perché. C'è qualcosa sotto, boh, chi se ne frega, funziona, siamo contenti, ma non è poco.
per chiedere, prima che uno si chiedesse perché funziona, sono stati necessari 12 secoli. 12 secoli. Fino al VI secolo avanti Cristo. In una piccola città della Turchia, Mileto, distrutta e costruita mille volte. Talete ha detto, beh, vediamo perché funziona. Nasce la geometria. Con essa nasce il pensiero, una tecnica di pensiero particolare che dà luogo, nasce in quell'istante, la filosofia occidentale e la nostra civiltà. Non è una cosa da poco. Non solo, ma trovate adesso sui libri di filosofia che avete sicuramente già visto, Talete è il primo che dice tutti i processi naturali sono riconducibili all'acqua, è tutto fatto di acqua. Ci pensi, ma questo è una scemenza, quello imbecille. Questo è fatto di ferro. L'idea che la diversità delle forme che osservi è riconducibile a un unico principio è un'idea strepitosa, che non ha mai avuto nessuno prima, e che è quello che anima tutta la ricerca scientifica di adesso. Chi si occupa di scienza, non importa in che contesto, agisce col presupposto, quel pregiudizio teorico nato 26 secoli fa. Devo trovare la regola del gioco e la regola è una. Tutti i sistemi precedenti, difficilmente chiamare presunto, tutti i sistemi di vedere il mondo precedenti fanno appello a divinità che strutturano l'universo così com'è e tu, povero mortale, non puoi capire niente. Perché così vuole la divinità. Talete dice no, io posso capire il mondo e posso capirlo in termini naturali. È un'idea strepitosa, cambia la storia del pianeta. Non è una roba poca. Generazione successiva, Anassimandro. Altra rivoluzione. Prima di allora lui diceva, beh, questo il principio di autorità. Questo tizio, che apparentemente uno che ne sa tanto, dice così sarà vero. Però sono d'accordo completamente oppure no. Perché prendo a modello un altro. Anassimandro stravolge questo e dice, no, in parte è vero. È vero che c'è un principio unico, ma non è l'acqua, è la Peyron. Altro salto concettuale enorme, qualcosa che non vedo, non tocco, non ho mai visto. Un'idea, fantasia, in grado di spiegare tutto quanto. Tutt'altro che concreta. Altra rivoluzione. Posso mettere in discussione quello che è stato detto prima di me. Anche se l'ha detto una persona con molta autorità. Non è un caso che nello stesso anno, nello stesso periodo, ad Atene si scrive la prima costituzione del pianeta, Solone. Non è un caso che la democrazia nasce in Grecia in quel periodo. Un pugno di persone dicono no, le leggi ce le facciamo noi. Se ci va bene siamo d'accordo, se no buttiamo via tutto. In un periodo in cui tutte le più grandi civiltà erano governate da una figura che era un dio letteralmente. Tu ti immagino che discute la legge emanata da una divinità, è possibile. La Grecia fa questo e cambia la storia del pianeta. Negli stessi anni, VI secolo a.C., in Cina, altro popolo di grande civiltà, nasce e viene istituito, l'imperatore crea l'Istituto Imperiale di Astronomia. Perché aveva bisogno di qualcuno che lo aiutasse a scandire i tempi. L'imperatore, figura divina, padrone del tempo e della storia, doveva sapere il cambio delle stagioni, tutta una serie di scadenze, tra virgolette, naturali. Ebbene, da quell'epoca fino
all'arrivo dei Gesuiti, 1400 d.C., la cultura astronomica mulata dall'impero cinese è vagamente approssimabile all'Almagesto di Tolomeo, primo secolo d.C. 13 secoli di differenza di evoluzione. Perché? Perché nessuno ha avuto idea di tale cosa. O se l'ha avuto non è stato in grado di difenderla. Non bastano le buone idee, bisogna avere il coraggio di difenderle. Questo problema nasce, quello che ci riguarda questo nello specifico, in quel documento. Dopodiché arriviamo appunto all'epoca della Grecia classica, ma soprattutto della Grecia ellenistica. C'è una persona che ha avuto un'idea folgorante, Eudossio di Cnido. Dal 408 al 355 a.C. era compagno di scuola poteva essere compagno di scuola di Alessandro Magno, il quale dice: beh, io non posso calcolare l'area o l'estensione del cerchio come ho usato prima con la riduzione a quadrato, ma posso fare qualcosa di molto simile. E anche questo cambia la storia, perché introduce un'idea completamente nuova, che pur in un contesto come quello greco di quell'epoca, che è un contesto dove nasce la matematica, dove nasce il pensiero occidentale, nasce la scienza, è un'idea rivoluzionaria. Dice: beh, qual è il mio strumento? Sono i poligoni, uso quelli. Che problema c'è? Suddivido la circonferenza in tot punti e creo ad esempio un poligono regolare inscritto non nella circonferenza, ma è meglio di niente. Di questo sì so calcolare l'area esatta. Questa sarà sicuramente una sottostima dell'area. Calcolo l'area suddividendo in n parti, 10, 15, 20, 1 milione, non ha importanza. Questo sono sicuro che è più piccolo dell'area del cerchio. Oppure prendo un poligono circoscritto, abbonatemi la figura, il quale invece, sempre con n lati, è una sovrastima dell'area, perché è circoscritto la circonferenza. Ma, e qui è il concetto chiave, nuovo, completamente nuovo e rivoluzionario, se io faccio aumentare di molto il numero di lati, posso avere una stima buona quanto voglio dell'area del cerchio. Metodo di esaustione. Poi un altro grande, probabilmente la mente più eccessa dell'antichità, Archimede, lo riprende e lo perfeziona e intuisce, senza ahimè però costruire una teoria adeguata, intuisce il concetto di limite, un concetto chiave dell'analisi matematica, il concetto di successione, il concetto di approssimazione e una strada quasi completa per calcolare l'area di qualsiasi superficie curva. Terzo secolo avanti Cristo. Dopo Ahimè arriva il soldato romano e gli fa la festa e la festa è finita. Probabilmente il soldato romano non capiva il greco. Quello che è importante qui è il fatto che posso arrivare, cioè per un geometra, un matematico greco prima di Eudossio, prima di Archimede,
se dovevo calcolare qualcosa, specialmente perché il calcolo per i greci era un calcolo puramente geometrico. Il sistema di numerazione impediva loro di fare calcoli più che tanto complessi. Fare un calcolo era molto difficile, ma si poteva calcolare interpretando i numeri interni di figure geometriche. Quindi costruire con righe e compasso era essenziale, ma non è possibile farlo, non si può quadrare con righe e compasso. Quindi in quel contesto questo è un risultato inarrivabile. L'idea di approssimarlo, quindi di aggirare difficoltà, è strepitosa. E sotto ci sono intuite tutti i concetti chiave dell'analisi matematica. Cioè, limiti di approssimazione, ma ahimè non sono formalizzati. Probabilmente se fossi vissuto un po' di più avrebbe completato anche quello. C'è una lettera scritta da Archimede, rinvenuta nel 1906, in cui Archimede scrive a un suo corrispondente, Alessandria, in cui discute di questi sviluppi futuri. E avrebbe anticipato la storia matematica di 19 secoli. A onore del vero, nel terzo secolo d.C., in Cina, alcuni matematici cinesi intuiscono diverse parti del puzzle, dei problemi che conducono all'analisi matematica, ma non sono in grado di costruire una teoria coerente, rimangono pezzi. Analogamente, in India, 1300, XIII secolo d.C., stesso fenomeno. In particolare c'è lo stato del Kerala, attualmente ahimè alle cronache, che è un fatto totalmente spiacevole, ma la scuola matematica del Kerala storicamente molto importante, perché nel XIII secolo nascono lì diverse idee che precorrono l'analisi. C'è un dibattito nell'ambito della storia matematica che sta inteso a chiarire se ci sono state comunicazioni tra la matematica indiana e quella europea. La tendenza generale è dire no. La scuola matematica del Kerala è arrivata in Europa solo nel XIX, molto tardi. A onor del vero va detto che circa l'ottavo, sesto, ottavo secolo dopo Cristo, nella stessa scuola, un matematico reale ha un'intuizione, introduce, ecco, la numerazione con lo zero. Attenzione, la numerazione posizionale, quella che usiamo noi adesso, che noi chiamiamo numeri arabi, in realtà sono numeri indiani, era già presente nell'impero babilonese circa 300-400 anni prima di Cristo. Non è una novità indiana, ma non avevano lo zero. I primi a introdurre lo zero sono il popolo Maya, civiltà precolombiana, IV secolo d.C. Però lo usano solo come segnaposto, non sviluppano un sistema di calcolo che utilizza lo zero. Questo fa la differenza. Usare o non usare lo zero, ad esempio in Europa, medioevo, fino al 1200, per fare una moltiplicazione, si usavano i numeri romani, fare 15 per 30 significava sommare 15 a se stesso 30 volte. Quindi era un lavoro immane, tenendo conto a ogni passaggio di riordinare i simboli. Se la I appareva 4 volte, dovevi cambiare con la IV. Un lavoro incredibile, questo impedisce uno sviluppo applicativo dei principi della matematica. Lo zero e la notazione posizionale nasce nel Kerala nel ottavo, sesto secolo dopo Cristo. Veniva usato un tondo per indicare un posto che non era occupato da nessuna cifra. Prima non si usava niente e questo creava molta confusione. Al di là di questo,
però anche gli indiani, ripeto, non hanno organizzato queste idee, questi concetti, queste intuizioni in modo completo e coerente. I primi lavori, studi sui concetti che in realtà erano di Euclide, di Archimede, sono del XIII secolo, XIV secolo. C'è la scuola di Oxford in Inghilterra e la Nicola Oresme a Parigi, che si occupano degli infinitesimi, di cosa succede se io esamino cose molto piccole e soprattutto se le faccio il rapporto. Ho già discusso molte volte in algebra che 0 diviso 0 non si può fare, non è niente, dividere per 0 non si può. L'analisi supera questo ostacolo, quindi va oltre l'algebra. Gli attori principali di questa storia, quindi quando la cosa comincia a conformarsi in modo completo e coerente, appartengono al XVII secolo, 1600. Newton, Leibniz, Wallis, Fermat, Cartesio, in parte Torricelli, allievo di Galileo, e fatemi ricordare Pascal, ma i due pilastri sono Newton e Leibniz. Leibniz si occupa più della parte formale, sviluppa un modo di scrivere, la notazione fondamentale, che usiamo ancora adesso. Il simbolo per la S allungata per l'integrale è di Leibniz, la scrittura del differenziale è di Leibniz, però rimane su un piano formale, mentre Newton si occupa delle applicazioni, di che cosa si può fare. Lui chiama il metodo delle flussioni, e quindi un effetto positivo, se si può dire, con tutte le cautele del caso, della peste di Londra, seconda metà del 600, è il fatto che Newton se ne torna in campagna e comincia a pensare senza incarichi di università, e lì nasce un'altra rivoluzione. Ha un problema da risolvere e crea la matematica che gli serve. E attenzione, gli storici della matematica, gli storici in generale della scienza, dicono che il calcolo differenziale integrale è lo strumento di conoscenza che la mente più potente che la mente umana abbia mai creato. In qualunque ambito vi troviate, la maggior parte delle relazioni chiave dell'argomento che trattate sono equazioni differenziali, cioè la cui connotazione è in quell'ambito. Per dire, è l'ABC della matematica che farete all'università. Si parte da là. Gli sviluppi successivi, secoli XVII, XVIII, XIX, XX, approfondiscono i dettagli. Nasce il calcolo delle variazioni, essenziale in meccanica. Nasce il calcolo formale, nasce l'analisi funzionale. L'analisi che siamo noi qui agisce su elementi che sono numeri, l'analisi funzionale agisce su elementi che sono funzioni a loro volta. Insomma, apre una porta a un universo completamente nuovo. E mentre Leibniz scrive diffusamente di quello che fa, il lavoro di Newton viene collezionato e messo insieme dai vostri, perché si trova essenzialmente nella sua corrispondenza.
la maggior parte delle sue idee sono riassunte, cioè sono presenti dei principi che vedremo diffusamente. Non ho messo la parola. E nel libro di ottica, Optics. Poi vengono raccolti in un volume, ma sono tratti semplicemente dai suoi lasciati. Ok? Per far questo, quindi per arrivare al concetto di analisi, c'è bisogno di strumenti nuovi, perché l'algebra non è sufficiente. Fate conto che il concetto chiave che sta alla base sia del calcolo differenziale che del calcolo integrale, che è il concetto di limite, ha la sua, tra virgolette, conformazione moderna, nasce molto dopo Newton e Leibniz. È stato intuito da Archimede, ma formalizzato molto dopo. Tenete conto, chi si ricorda del paradosso di Zenone? Questo è legato al fatto che Zenone non aveva il concetto di limite. Quel concetto di limite si risolve non si può. In realtà è un paradosso. Come diceva, il moto è un'illusione, non è vero. Però mancava, sembra poco, ma chiarezza sui principi e sulle tecniche che sono la base di questo tipo di ragionamento sono essenziali. Cioè, se io sommo infiniti pezzettini, se voglio andare da qua alla in fondo, ci metto, per quanto io faccia, percorrerò sempre la metà strada di quella che mi avanza da fare. Quindi non arrivo mai, se ci metto un tempo infinito, sommo infiniti intervalli di tempo, non ci posso fare. Si può dimostrare che il problema è assolutamente risolvibile. Il tempo finito arriva dove vuole. Però per questo serve il concetto di limite. Questo mattone fondamentale della conoscenza prevede di costruire un pavimento su cui camminare in modo solido. Cioè non ci può essere, tra virgolette, intuizione, e questo causerà in prossime lezioni, cominceremo con quello, a vedere le premesse che richiedono di mettere i puntini sulle i su cose che uno facilmente intuisce, ma che in un contesto formale, per avere, ripeto, un strumento adeguato, è necessario che abbia il rigore che mettono, anche perché, ripeto, la qualsiasi area scientifica affrontiata in università, questa matematica, questa area della matematica è data per fatta, è lo scalino di partenza, viene ripreso certo, ma ahimè si presume che uno l'abbia fatta integralmente, cosa non sempre è. Ma la difficoltà, attenzione, non sta nei risultati, perché uno a quelli ci arriva, storicamente è stato anche così. La difficoltà sta nel prendere dimestichezza con i mattoni base, col pavimento. Ed è quello che faremo dalla volta prossima. Questa lezione si arriva solo a dirvi che ne vale la pena. Non è una roba da poco. E non perdete i prossimi giorni.